E ciao popolo youtuberiano, sono Stita per l'amici Albo e benvenuti alla finalmente alla terza puntata di del nostro let's play con il vecchietto di Gaming Portal Exports. Scusa se non ho fatto per tanti video ultimamente, perché non ho avuto a fare, ero perché impegnato. Vediamo le nostre offerte di lavoro subito così, facciamo subito uno e ci sentiamo subito così. Vediamo il lag pauroso. Ok, no, ok, vediamo, abbiamo dei vari lavori, ok, intanto va via l'audio, non capisco perché. Possiamo fare un Innsbruck Zurigo con degli autoricambi. Accettiamo il lavoro, abbiamo un Volvo, non so cosa sia, ma bene. Pronto che tornerò presto con tanti video, perché ovviamente ho avuto perché da fare, scusa ancora, e... E lo so, è noioso vedermi guidare, perciò accelererò tutto e metterò su qualcosa per rilassare, ma per far vedere varie città che si possono incontrare nel gioco. Ed eccoci qui, dove dobbiamo uscire? C'è un lag pauroso. Torno fra un attimo, sistemo un paio di cosine. Ok, rieccomi, scusate. Ok. Vediamo se è tutto bene. Ok, sì, tutto a posto. Si è un po' ripreso il PS perché ho su delle impostazioni strane che non so. Non capivo. Oh mio dio, subito così. Dobbiamo andare a orca vacca 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 bla. Dobbiamo andare a Zurigo. Abbiamo 8 ore rimanenti, possiamo star tranquilli. L'ho visto, serve dentro 2 ore il massimo, entro 8 ore appunto. Bene, per fare non circa metà tempo, perciò ok, ok, poi ripigliati. Ok, cominciamo subito, andiamo a vedere subito se beccare la dove prendiamo subito l'autostrada, per fortuna. Vediamo, per fortuna non c'è nessuno, perché ho guardato, sono un camista veramente idiota. Ok, usciamo da Innsbruck e andiamo in Svizzera, a Zurigo, per non prenderci i nostri bellissimi soldi. E bene, tiriamo su strada e poi accelererò. Sarà un viaggio lungo e il gioco sinceramente non è tanto bello finché non si possa avere il proprio camion e la propria squadra, perciò dovremmo arrivare a prenderci i nostri primi soldi per comprarci il camion e poi tutta la squadra poter fare così un grande business per Game Portal Exports. E una nuova main. Ok, grazie per l'informazione, ti forzo per la prossima volta. E adesso velocità e quadrupla, sestupla, boh, vedremo. A dopo. Casello autostradale, Dubai. Oh, fermarci bene sto giro. Che bello. $23, spero paghi. Oh, che cacchio di coda c'è lì. Oh mamma. Sono anche i lavori, ma non ci credo. Anche i lavori ci sono.
pensi di partire oppure devo farlo io? Capiscono il cazzo, cioè, voilà. Sono anche i lavori. Questi non li avevo mai visti prima, lavori così grandi proprio. Stanno facendo l'asfalto. Vabbè, velocità di nuovo. Ragazzi, sono arrivati con mezz'ora in anticipo sulla partenza. Il nostro arrivo era fissato per le 17:32. Sono le 17. Ecco, altra cosa che vorrei farvi vedere in questo let's play, oltre che a mettere le frecce, è anche sapere quali sono i concessionari e come scoprirli, oltre che l'agenzia del... Mi è andato... Perso trazione. Oh, mi si è danneggiato. Spero che non detraggano dalla paga. Lo spero. Ecco, adesso io credo che faccio quando entro in una città, il mio profilo in cui gioco, è andare a visitare i punti di domanda. Se le passate si spiegano. La serie, intanto se mi anticipo il nostro arrivo massimo è fissato entro le 22:32 e sono le 16:57, perché non andare a vederle tutte? 10 euro che diventa rosso, una cosa di questo gioco è quando passi te diventa sempre rosso. Ecco, per esempio qua ci sono due punti di domanda, non posso muovere la telecamera, devi andare. Che se si sbrigano questi, vado nel culo, sennò questa cos'è, un Qashqai? Le macchine sono starocche, però sono straverosimiglianti. Questo qua tipo Nissan Qashqai. Mentre questa qua sembra una Pelastra, sì, una Pelastra. Davanti c'è un Golf. Quella lì non saprei cosa serve. C'è una Skoda Fabia, quella verde. Se si sbriga questo, il Passat di prima è ancora davanti. Mettiamo la freccia.
vediamo se è un concessionario oppure non esiste il lavoro. Perché nelle grandi città c'è sempre una concessionaria e un'agenzia del lavoro, mentre quelle piccole sono tanto l'agenzia del lavoro o la concessionaria. Ed è il concessionario DAV, ovvero quello della DAV. Ma tarocco. Sì. Così anche per allungare un po' il let's play lo faccio. Giocando un quarto d'ora con i vari tagli. Beh sì, però poi è sempre un quarto d'ora. Ok. Mettiamo una freccia anche noi perché siamo bravi ragazzi. E un sotto sull'esterna. E un altro rosso, ma no, non esiste. Catena rossa, vai. Ecco qua, manovre perfette. Un'agenzia del lavoro, eccola qui. Io ho trovato anche l'agenzia del lavoro. E adesso il nostro punto di consegna. E siamo ancora in anticipo dalla partenza. Dove dobbiamo entrare? Oh, frena! Eccoci qui. Via la freccia. E mettiamo la freccia per entrare alla post-fed. Il nostro punto d'arrivo. Ok. Ed eccoci qua. Altra curva. Che pelo. O qua. È un parcheggio facile, dai. Non ti ho detto capire anche un parcheggio facile. Ok, ora devo capire. Ah, no, non così. Così. Vabbè, lasciamo perdere. Bene, ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Mi hanno dato anche i danni. Per questa puntata è tutto. Lasciate un pollice in su. Come sempre, ad iscrivervi, a commentare e continuare a seguirci con gli altri video, oltre che quelli miei, oltre quelli di Test, di Mary e tutti gli altri. Vi ringrazio a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao popolo!